Murielio ancora una volta si dimostra piccolo paese ma di grande prospettiva, con un'attenzione particolare alla cultura. Oggi siamo qui per Galleria a Cielo Aperto. Allora, con voi chiacchieriamo un attimo e raccontiamo quello che è il progetto che è stato portato a termine oggi. Sì, è un progetto collegato alle estemporanee di pittura che avevamo fatto nel 2022 e riproposto anche un paio di mesi fa, e in quel contesto avevamo annunciato un progetto nuovo, un progetto di riqualificazione in chiave artistica del centro storico di Murialdo. Murialdo, direi che forse per troppo tempo è stata conosciuta come la frazione numero X di Castellamonte. Vorremmo fosse conosciuta di qui in poi come un borgo piccolino ma carino ed accogliente, che possa insomma proporre delle attrazioni per chi vorrà venire a visitarlo e a conoscerlo, nell'ottica di riuscire a costruire pezzettino dopo pezzettino un futuro migliore, e mi permetto di dire anche a colori, forse è la parola corretta, per questa piccola comunità. Il merito è sì dell'Associazione Filarmonica Murialiese, che è l'associazione capofila di questo progetto, ma l'idea ancora una volta nasce da Paola Buzzi, che è l'ispiratrice delle estemporanee e che già molti anni fa ci aveva dato un suggerimento in tal senso. Quindi forse lei più di me vi può dare i dettagli dell'idea. L'idea era di rivalutare il borgo, come hai detto tu, portare un po' di colore e valorizzare queste porte dimenticate, no? Porte di cantine, di laboratori, eccetera, nelle varie abitazioni, non di ingresso principale, e che sono già delle opere d'arte incredibili, bellissimo già vederle così, però secondo me potrebbero finire dimenticate, no? non curate, eccetera. Con un po' di colore, queste interpretazioni di questi bravissimi artisti che si sono resi disponibili, diventano da ammirare, quindi delle vere opere d'arte da ammirare.